Deleghe bianche per il SIA, approda in procura la denuncia dei risparmiatori di Veneto Banca in vista dell'assemblea di sabato. Astrisiano le storie dei risparmiatori, truffati dagli amici dicono, la disperazione di una malata di cancro che ha perso tutto. Allarme e bomba questa mattina in tribunale a Treviso, il primo da quando sono state adottate le nuove misure di sicurezza. A Novara la famiglia Bolzonello in pochi giorni ha subito il furto di due auto, una ancora da pagare, a Rete Veneta la richiesta di aiuto. Furto seriale di alberi di Natale a Valdobbiadene, il raid nella centralissima piazza del paese, il sindaco atto di grande bassezza. Gay Pride a Treviso, a gennaio presentati gli eventi in comune, l'annuncio della consigliera del PD Neri. Domani sciopero nazionale dei medici, ma dalla URSS 9 le garanzie per i servizi essenziali di emergenza ed urgenza. La bella trevisana Melita Toniolo, nella veste di diavolita a chiappa cuori, avrebbe sbaragliato la concorrenza della Panicucci nel cuore dell'ex marito Fargetta. E buonasera da Treviso, tante le notizie vogliamo raccontarvi in questa serata, le notizie dalla Marca e non solo, l'avete sentite tante dei titoli, cominciamo subito con Veneto Banca. Cominciamo con Veneto Banca perché oggi sarebbe stata depositata l'esposto in procura da parte di un gruppo di azionisti che sono convinti che tante deleghe per l'assemblea di sabato siano in bianco e faxate. Già 5.000 gli azionisti di Veneto Banca che hanno confermato la loro presenza all'assemblea di sabato a Venegazzù, cifra destinata a crescere, considerata la voce insistente di queste ore di chi dice che i dipendenti delle filiali sarebbero stati invitati a presenziare dietro compenso di 300 euro a testa. Nel frattempo, dal fronte del no, con quasi 700 risparmiatori riunitisi ieri sera a Spresiano, cresce la rabbia, ma non la rassegnazione. Oggi depositato in procura lo stesso esposto denuncia presentato ieri sera alla Banca d'Italia. La banca sta contattando i soci per farsi lasciare deleghe in bianco per poter partecipare e votare e far passare il sì. Ci auguriamo in un bel sequestro di tutte le schede per constatare la coerenza della scrittura della scrittura compilata della delega con la firma del delegante, perché questo potrebbe smascherare e modificare tutti i piani della banca. E mentre in assemblea a Spresiano si rincorrono le proposte per istituire un fondo a tutela di chi ha perso tutto, c'è chi, rappresentando ben 300 imprenditori del quartier del Piave, chiede la testa dei responsabili. Devono pagare col carcere e quindi restituire i soldi e pagare col carcere, assolutamente, non è possibile diversamente. Prima intanto dare i soldi a tutti gli azionisti. Restituire i soldi agli azionisti risanando la banca, vendendo le partecipate in deficit e cambiando da qui a un anno gli attuali amministratori. La proposta del comitato No alla SPA presentata dal legale di Valdobbiadene, Andrea Arman, con il parroco in chiusura che torna a lanciare l'anatema contro chi specula sui risparmiatori. E quindi le banche sono il diavolo. Diaballo in greco vuol dire tutto ciò che ti allontana dalla giustizia. E i pentastellati in regione che lanciano un appello. Oggi sono qua a chiedere di mandare le vostre segnalazioni su Veneto Banca, su Banca Popolare di Vicenza e su tutte le situazioni tragiche che si sono venute a creare con le banche venete. Scrivete a segnalazioni.banche@gmail.com. Invece noi le storie ve le raccontiamo già da adesso. Sentite un po' queste vicende che ha raccolto Anna Maria Parisi proprio ieri sera. Quanto è investito in azioni? No, sono 60.000 euro dovrebbero essere, ma 1.500. Sono 1.550 azioni. Poi avevo una polizza a vita prima, che anche quella è, ho preso i soldi con l'avvocato, però decurtati di parecchio. Sono solo una mafia, 'ndrangheta. Tutte, mettetele dentro tutte, fanno parte di questa genga. La sua vita com'è adesso? Niente, io avevo il funerale dentro qua e i medici e qualche visita. Adesso non ho più niente, ho 530 euro al mese e sono malata di un cancro. Avevo un mutuo casa in corso e sono stata consigliata di non estinguere il mutuo casa perché era un tasso conveniente e di acquistare piuttosto delle azioni che mi avrebbero reso bene e adesso si vede la resa. Ho investito una parte della mia liquidazione frutto di 36 anni di lavoro che era un accantonamento per la mia vecchiaia e per la mia vecchiaia spero che qualcuno penserà. Quanto ha investito della sua liquidazione? Ho investito 70.000 euro. Ho investito 20.000 euro in una obbligazione convertibile senza io la consapevolezza, io ho firmato quindi ne ho colpa, ma senza la consapevolezza che questa sarebbe stata convertita.
quindi in azione. In azione, questa sarà, e quindi la fregatura è doppia. Che mi fidavo degli amici. Degli amici più importanti, questi amici mi hanno tradito, tutto qua. Gli amici che lavoravano in banca l'hanno tradito? Sì, beh, direttore generale, vice presidente, vicepresidente, tutti quelli del consiglio di amministrazione. E lei ha investito quanto in azioni Veneto Banca? Non lo posso dire. Tanto? Abbastanza. Lei è un imprenditore? Ero. Storie che fanno pensare. E la vostra qual è? Abbiamo preparato un cartello, guardate i numeri, potete utilizzarli per mettervi in contatto con noi, noi naturalmente con discrezione, però vogliamo raccontare anche la vostra storia, perché si capisca fino in fondo che cos'è e che cosa conta per il nostro territorio la vicenda Veneto Banca, quindi aspettiamo anche la vostra storia. Cambiamo pagina, non più di tanto, perché andiamo a parlare di cronaca, parliamo dell'allarme in tribunale, guarda caso proprio nel giorno in cui veniva depositata la denuncia in procura. C'è una bomba, salta in aria il tribunale. Questo è il messaggio telefonico arrivato attorno alle 11 questa mattina al centralino del Palazzo di Giustizia di Treviso. Una voce maschile senza inflessioni per un allarme sicurezza che è scattato subito dopo con l'evacuazione del tribunale. Scendere fuori dal piazzale, fuori dal piazzale. Fuori tutti, senza esitazioni, con avvocati ancora in toga all'esterno in attesa dei controlli per la bonifica. Noi stavamo lavorando, c'erano delle udienze in corso, è suonato l'allarme bomba, siamo usciti. La cosa che mi sembra però incredibile è che da quando c'è il metal detector, quindi oggi le persone entravano uno alla volta ed erano tutte perquisite, succedono ancora queste cose qui che tra l'altro disturbano sia l'utenza che noi avvocati che per ore dobbiamo rimanere qua fuori. Capisco la sicurezza e mi sembra anche giusto, ma il fatto che ci sia il metal detector dovrebbe in qualche modo risolvere. Infatti è il primo allarme bomba da quando sono state adottate nuove e più ristrette misure di sicurezza. Allarme rientrato verso le 12.30, quando ormai parte della giornata di udienza era già sfumata. Tra i commenti di avvocati e altro personale anche l'inevitabile legato a Veneto Banca. Giusto oggi, infatti, i legali del fronte del no avrebbero dovuto depositare l'esposto in procura relativo alle deleghe per l'assemblea di sabato prossimo. Tempi duri ed è facile che con poco, in pochi minuti, portino via tutto. Almeno magari cose care, cose si stanno ancora pagando. Sentite questa storia che ci arriva da Nogaré, dove c'è una persona che chiede anche il vostro aiuto perché spera di ritrovare ciò che gli hanno portato via. Venerdì pomeriggio sono stata cornuta al retro del ristorante del bar Brotto. E c'è un parcheggio privato in un negozio che è di dentro. E all'uscita, 5 minuti all'uscita, non ho più trovato la mia macchina. Non è una bella settimana per la famiglia Bolzonello. In pochi giorni tutte e due le auto di casa rubate da ignoti. Domenica notte, prima dell'una, e mio marito ha sentito dei rumori sospetti, sembrava il cancello, che è automatico, aprirsi. E difatti sono entrati in casa e hanno portato via la macchina di mio marito. Appiedati in pochi giorni quindi anche della vecchia punto di famiglia, un'auto di oltre 20 anni che nessuno vorrebbe, a parte chi magari sta organizzando qualche rapina o assalto a Bancomat. Una storia che raccontiamo perché soprattutto le coppie anziane stiano attenti ad ogni minimo sospetto. Sembra strano, sì, tutti mi hanno detto, anche i carabinieri, se abbiamo gente che mi vuol male, non so. Ora rimane l'amarezza, soprattutto per la macchina nuova, sperando che qualcuno la possa notare, prima che sparisca magari verso qualche stato dell'est Europa. Facciamo un appello, ridiciamo bene la marca e la targa della macchina. È Empoli e di Torino, 101... Z e D di Deomodossola. Twingo sia tre porte. Colore? Bianco. Quindi se vedete quest'auto, mi raccomando, perché voglio dire, c'è gente che sta ancora pagando per un bene che non ha più. Rimaniamo parlando di furti, sarà la crisi, ma quest'anno veramente si ruba di tutto, anche gli alberi di Natale. Ne sanno qualcosa a Valdobbiadene, dove sono spariti tutti gli alberi fuori dai negozi del centro. La denuncia arriva da una pagina di Facebook e nella vicenda è intervenuto anche il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese. Un atto di grande bassezza da stigmatizzare e denunciare. Non molliamo per colpa di qualche incivile, continuiamo a festeggiare abbellendo il nostro paese. Grazie ancora a tutti voi, ovviamente l'appello del sindaco,
perché intanto gli alberi di Natale in piazza Valdobbiadene non ci sono più. Ancora un'altra notizia di cronaca, questa volta a Cornuda, una scatola con all'interno la testa di un maiale lasciata di fronte alla porta d'ingresso della moschea di Cornuda che si trova in pieno centro. Il ritrovamento è avvenuto domenica mattina e dei rappresentanti della comunità islamica, dopo aver denunciato l'episodio ai carabinieri, hanno poi informato il sindaco di Cornuda, Claudio Sertor. Non è il primo caso di questo tipo in zona. Lo scorso 6 marzo la testa di un maiale venne lasciata nei pressi della moschea di Montebelluna, che ospita un'associazione islamica che si occupa tra l'altro anche di integrazione. Allora, come domenica, nessuna rivendicazione dell'episodio. In questo caso addirittura si pensa che sia una bravata, perché la testa apparterrebbe al resto di una porchetta. Cambiamo la pagina e andiamo invece a parlare, andiamo a Treviso. Perché? Perché a Treviso si continua a parlare del Gay Pride, che nel 2016 dovrebbe avere proprio come fulcro di festa la città trevigiana. Sarebbe già pronto anche, diciamo così, il palinsesto degli incontri e soprattutto delle sfilate. Ha scritto il manifesto, ha chiesto un appuntamento al sindaco di Treviso, che dovrebbe essere stato organizzato verso metà di gennaio, per chiedere appunto il patrocinio al sindaco. Entro il 15 di gennaio presentato a Casugana il programma che porterà a Treviso il Gay Pride Triveneto. Nel frattempo il comitato organizzatore sta mettendo a punto gli eventi con le tante associazioni del territorio e che sarebbero previsti per la prossima primavera. Il manifesto è stato già scritto e raccoglie, diciamo, i punti per cui viene fatta questa manifestazione contro l'omofobia, che resta un problema gravissimo, lo vediamo tutti i giorni con i casi anche di bullismo, sappiamo che nelle scuole aumenta, sappiamo che è un'offesa comune tra i ragazzi darsi del gay. Ecco, queste cose qui magari in un paese un po' più civile non dovrebbero succedere. Le rassicurazioni della consigliera comunale del PD a chi pensa al Gay Pride come ad una kermesse di folklore. Sicuramente qualche personaggio è colorato, però io ho visto, sono andata personalmente per esempio alla manifestazione di Verona e devo dire che è stata una manifestazione molto tranquilla, tra l'altro molto partecipata dalla popolazione e da molte famiglie, spero che anche a Treviso possa essere così. E a proposito di questa manifestazione, voi cosa ne pensate? Abbiamo deciso di dedicare i TG di linea aperta di questa settimana, Gay Pride a Treviso, siete d'accordo? Dite la vostra come sempre, i numeri che vedete in sovraimpressione, come sempre noi leggeremo cosa pensate al termine del telegiornale. Cambiamo pagina e andiamo invece in Sinistra Piave, perché Savno ritocca la tassa sui rifiuti. Verrà abbassata per i negozi più piccoli. Oggi l'incontro del Presidente e le associazioni di categoria. La nuova tariffa prevede una classificazione più dettagliata delle utenze in base alla metratura realmente occupata ed è stata introdotta una categoria particolare che tiene conto delle superfici produttive fino ai 50 metri quadri a cui appartiene circa il 20% delle imprese del territorio. E da Savno invece parliamo di una cosa generale, nel senso che ci interessa tutti quanti indipendentemente dall'area della Marca Trevigiana e non solo. Domani, mercoledì 16 dicembre, è indetto lo sciopero nazionale per 24 ore della dirigenza medica veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale. L'azienda ULS 9 di Treviso informa che saranno comunque garantiti i servizi essenziali di urgenza ed emergenza. Nell'ambito dell'attività programmata è già prevista per domani, ci potrebbero essere alcune prestazioni che non saranno eseguite, verranno comunque programmate nei giorni successivi, quindi visite specialistiche o qualche intervento non di urgenza immediata potrebbe slittare. E adesso invece andiamo a Santa Lucia, perché ieri si è conclusa la fiera, l'ultima fiera nazionale, perché dal prossimo anno sarà internazionale. Ci sono tante novità e soprattutto tanta volontà di crescere. Passerà alla storia come l'edizione dell'aggregazione, la 1355esima fiera di Santa Lucia di Piave. Perché al di là dei 200.000 visitatori, delle numerose delegazioni straniere, della volontà di diventare internazionale, il vero tema è stato quello di unirsi per conquistare nuovi mercati. E i numeri li ha dati la Camera di Commercio, calcolando che 2 punti in più di Expo significano come minimo di 2 miliardi e mezzo di maggiore fatturato del territorio, con delle ricadute positive ovviamente, insomma, lo capisce anche la signora Maria, insomma. Ma bisogna arrivare a pregare questi sindaci, queste comunità, perché si mettono assieme. Ma io, guardi, sono disponibile a fare qualunque cosa, mi metto anche in ginocchio se vuole, pur che lo facciano. Una fiera disposta a tutto pur di pensare alla grande e anche ad aprire la società.
dovrebbe entrarci la regione, la provincia, la Camera di Commercio, le categorie economiche, le banche, ma anche gli imprenditori singoli, i comuni, le amministrazioni comunali, tutti quanti assieme fare il sistema per internazionalizzare questo territorio. Al punto che potrebbe anche cambiare nome. Il nuovo ente potrebbe essere Treviso Fiere, che fa i suoi eventi a Santa Lucia, un comune della provincia di Treviso. Una fiera che può crescere non esita a minacciare anche lo Stato. Bisogna anche mettere a disposizione delle risorse su un progetto che è valido. Se abbiamo fatto questo noi, io qui paragone, abbiamo fatto tante lodi quest'anno all'Expo, che bravi, con chissà quali risorse. Ma se noi che abbiamo fatto questa fiera, la stiamo facendo diventare internazionale con le risorse di un comune, cosa siamo? Dei mostri? No, è tutta la provincia di Treviso che sarebbe dei mostri. Lasciamo andare anche la Fiera di Santa Lucia, per il prossimo anno già idee internazionali avete sentito, invece andiamo a San Boldo perché da domani fino a mercoledì 23 dicembre dalle 20 alle 6 del mattino sarà chiusa il passo di San Boldo per lavori di illuminazione degli impianti. Tutta la durata dei lavori, il tratto di strada sarà a senso unico alternato, però il sabato e la domenica per agevolare il turismo i lavori verranno sospesi. E adesso invece una delle notizie che abbiamo messo nei titoli, una notizia di gossip si dice, però pare proprio interessare. La bella diavolita trevigiana Melita Toniolo sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore del noto DJ e produttore discografico Mario Fargetta, al punto che quest'ultimo l'avrebbe preferita la moglie Federica Panicucci. La fine dell'amore tra Fargetta e la Panicucci lo rende noto l'avvocato Giulia Bongiorno, che assiste nella separazione della nota conduttrice televisiva. Già a ottobre le anticipazioni della liaison tra la bella di Cavrie e il DJ milanese erano state anticipate dal sito di Dago Spia, che è noto anche per queste cose. E adesso invece andiamo a vedere con il nostro Fabrizio Bazzoni l'Arca. A vedere l'arca che è nel foyer di Sant'Artemio, l'arca della solidarietà donata alla nostra Mirella Tuzzato dall'artista Diego Cuccarollo e dalla moglie. Opera facente parte del presepe vivente da record di eventi schiacciati dalla crisi che abbiamo visto con oltre 300 figuranti domenica. L'arca della salvezza con i suoi 186 animaletti è costituita da un involucro di legno resinoso di abete spassa di catrame con l'artista di Pianezza nell'altopiano di Sette Comuni. E quindi diciamo un'arca particolare assolutamente da ammirare al foyer di Sant'Artemio che stiamo vedendo insieme. E adesso invece siamo alla programmazione, perché questa sera torna Focus come sempre, e questa sera si parlerà ovviamente di Veneto Banca e dei risparmiatori disperati. I predoni delle banche venete e i risparmiatori disperati questa sera sotto i riflettori di Focus. Ospite del direttore Luigi Bacialli saranno Massimo Bitonci, Pietrangelo Pettenò, Bruno Cesaro, Silvano Piazza, Roberto Brazzarello, Sai Chaibi e Roberto Ongaro. E soprattutto lo sarete voi, perché con i vostri sms fate parte del Focus. E con questo è tutto, a questo punto io vi lascio con il presepe in copertina, il vostro presepe che continuate a mandarci, il presepe arriva da Spresiano, vediamocelo insieme, grazie a tutti per l'attenzione, grazie per aver preferito il TG Treviso all'informazione e appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata.